Amici, Eccoci, ciao. amici vicini e lontani, buonasera. Ciao Teschio, come stai? Bene, bene, tu? Molto bene, molto bene, molto bene, tutto a posto, tutto a posto. Sono Purtroppo qua il anch'io. buon Dario non c'è perché ha la cacca molle. È costipato. Diciamo che è costipato che è più elegante, Sì, ma io non sono una persona elegante, sono eh? un Si bambino vede, di... c'è Sono un bambino... pure. Hai visto? Sono un bambino di 4 anni e mi piace dire cacca molle. Ecco. È Così molto proprio divertente dire gli cacca abbiamo molle. tolto quel poco di dignità che gli rimaneva. No, no, però me l'assumo io la responsabilità della non dignità. Tu sei un professionista, grandissima dignità, e pirla sono io. Vai sereno. Professionista. E cogliamo l'occasione anche per fare gli auguri a Dan. Oggi è il compleanno di Dan. Eh sì, Teschio, te lo sei ricordato? ieri era il mio però. Ah, io non lo sapevo, che figura di me. Pensa a Auguri, te. Vabbè, Teschio, facciamo, io ieri ho auguri. Buon fatto ancora. diciassettesimo Sono compleanno. nato nello stesso anno di. Nello stesso, anzi, non nello stesso anno, no. Nello stesso giorno di Kurt Cobain, il 20 febbraio, però lui non c'è più, io ci sono ancora. E ho fatto 51 anni. Dan, non mi ricordo quanti anni. Comunque, auguri anche a lui. Non è elegante dire il nome Delle signore, delle delle signore, esattamente il compleanno del signore non è signore, meglio non elegante, dirla. esattamente. Sicuramente poi più tardi comparirà in chat a scherzare e giocare insieme a noi. Prego, vuoi introdurre la serata? Allora, nuova puntata di Pogo con il Tatuaggio Magazine, anzi la terza puntata. La scorsa volta abbiamo avuto Mambo, ancora prima Royal Lane Collective. Stasera avremo con noi un'altra artista molto nota, Amanda Toy. Vi Mondo avevo nota. promesso che avrei portato una donna e ce l'ho E ti fatta. ringraziamo per questo. Sì, perché alla fine è sempre maschi, maschi, no? Esattamente, Cioè, ci siamo noi, insomma. questi uomini hanno stufato. Anzi, andiamocene anche noi, la lasciamo da sola a fare quota rosa in solitaria. Amanda Toy, creatrice del suo Toy Style, uno stile di tatuaggio molto particolare, che ha creato in un periodo in cui non esiste, diciamo che i tatuatori lavoravano ancora facendo un po' di tutto. Quindi non c'era questa specializzazione che esiste oggi, no? Dove un tatuatore fa solamente Certo. quello. È stata praticamente, penso, la prima, a parte quelli che facevano solo giapponese, a creare questo stile, il suo stile, che poi è stato il suo marchio di fabbrica, il Toy Style, e a farsi conoscere per questo. E ancora oggi è molto apprezzato. Bene, bene, quindi direi Ecco, che... vi ricordo inoltre che il numero del Tatuaggio Magazine numero 12 è ancora online da scaricare gratis. Stiamo lavorando al numero Certo. 13, che sarà online i primi di marzo, se tutto va bene. Poi, ancora disponibile per l'acquisto sul nostro sito tatuaggiomag.it il cartaceo numero 3, Zanzan, eccolo Zanzan, qua. io intanto spammo un po' E di un po' di link in promozione, come chat. sempre. E niente, quindi direi che possiamo far entrare Però prima prima c'è cosa. lui che è venuto a prendersi gli auguri. Ciao Dan, happy birthday. Eccolo qui il Ragazzi. nostro Non vecchione. volevo lasciarvi da sola, siccome ho finito tutti i pasticcini, tutto il Pezzo di merda, ossequio non li hai portati i e pasticcini live. siamo buoni, eh. Cioè, Bene, poi come tra stai, l'altro il Gio? giorno che passate a trovarci, Ma ci tu si abiti laggiù in fondo, un casino, un che casino. ti sei Dopo ci si organizza, mangiato? facciamo passare questo Hai... tempo di merda, però ci sono delle pasticcerie, niente male. Comunque tutto bene, a parte il tempo di merda che sta diluviando qua. Beato te, qui invece non piove Sì? mai. Beato. Vabbè, Adesso più stiamo a parlare avuto del 2 giorni fa. tempo. Vabbè, adesso parliamo del tempo. Facciamo entrare Amanda che almeno ci tiene Ecco, compagnia, parliamo di dai. cose serie, ecco. Eccola, ciao Amanda, Ciao! benvenuta. Ciao Amanda! Ciao a Ciao! tutti. Hai sentito tutte le Ciao. stupidate che abbiamo detto, ovviamente. Sì, stavo guardando. Ecco Come qui. Con... stai? Bene, grazie, voi? Molto bene. Bene, bene. Molto Qualche bene. Ma tu sei una di quei tatuatori che il dato? lunedì è di riposo o lunedì lavori? Come No, lunedì siamo chiusi. i parrucchieri. Domenica e lunedì siamo chiusi. Sì, anche se poi in realtà oggi qualcuno ha lavorato, però io, beh, ogni tanto mi tocca lavorare anche a me, magari qualche cliente che può solo lunedì, ma ne è di massimo il giorno di chiusura.
Beh, dai, ci si riposa un po'. Poi ci dicevi che sei stata questo weekend a Trieste. Sì, sono tornata a Trieste, che era quasi 5 anni che non tornavo. Oh, wow. Sì, ho Ma vissuto tu sei 13 anni di lì? a Trieste. Ma io sono di Genova, È Ligure la però nostra Amanda, è sì, Ligure. però ho vissuto 13 anni a Trieste. E quindi comunque Una seconda un casa. pezzo di vita. E comunque ho un sacco di amici lì, era un po' che non tornavo e mi ha fatto tanto piacere, insomma. Anche molto bella Trieste, diciamo, Sì, molto. bellissima, bellissima. Sì. Sono stata 3 giorni e devo dire che poi, essendo piccolina, comunque sono riuscita a vedere tutti. Cioè, io non ho detto a nessuno, ho fatto una sorpresa e ho beccato tutti quelli che dovevo incontrare. Infatti è stato bellissimo. Quindi un po' ligure, un po' milanese, un po' triestina. Esatto. E Ma ora tutto 10 anni l'arco che là sono in alto. qua. Come? Come, Hai non, detto no, teschio? non dicevo, No. quale Così. A cosa caso, non faccio. qual è la ma qual è tra Trieste, Milano e Genova la Trieste. città? Trieste. La Proprio mia città Trieste. del cuore. Con quanta Addirittura. convinzione, tra l'altro. No, no, Convintissima. dico sempre, appena sono arrivata ho fatto una foto alla statua di James Joyce e c'era scritto e ho lasciato l'anima a Trieste, quindi cioè, lo sento una frase molto mia, che comunque Genova sì, sono le mie radici, però dai 20 ai 33 sono stata a Trieste, comunque gli anni in cui ci abbiamo spinto quando stavo con Rudy Fritsch e quindi sono stati anni molto importanti. Per Anche tutta una serie di formativi, ma cose, formativi, esatto, e quindi comunque il mio cuore è là. hai Ora iniziato qua a c'è un altro pezzo di nuovo cuore. No, Hai iniziato a tatuare a Trieste? Cioè, ti sei avvicinato al mondo del tatuaggio a Trieste oppure Genova? Ah, a a Genova, Genova, ok. sì, praticamente un anno e mezzo prima di andare a Trieste ho iniziato a tatuare a Genova. E Quanti anni avevi? 19 e mezzo, 20 praticamente, e a 21 ero a Trieste. No, allora 19, dai 20 ai 33 sono stata a Trieste, quindi avevo 19 anni quando ho iniziato a tatuare. Quindi, E 20 mi sono trasferita a bellissimo. Trieste, sono stata a fine 33. E come nasce cioè, la voglia di tatuare? Come nasce? Quando nasce? Allora, la voglia di tatuare nasce a Genova, nella scena underground, punk, skin, eccetera, eccetera. Ok. E Attenzione, attenzione. Attenzione a che. Cioè, Vitesco, non fare queste uscite, mi fai prendere un colpo. all'anima punk rock la nostra Amanda. Ah, ok, attenzione, Vicky ha detto che sta succedendo. È arrivato Attenzione, Putin, go, mi go, go. sta bombardando Putin. Sì, vabbè, voltaglio anche da skin girl, sì, bazzicavo, insomma. Vabbè, c'erano le rock take, ora non so se voi conoscete Genova, c'era una bella scena. La voglia. E Certo. Io conosco quindi, poco. vabbè, e quindi nasce lì. Dei miei amici mi avevano proposto di andare a questa convention di Bologna, che era forse la seconda che facevano. 96? E 96 sì, più. è stato bellissimo, insomma, anche perché in realtà mi sono proprio innamorata più che del tatuaggio stesso dell'ambiente underground che c'era. Perché per la prima volta comunque ho modo di confrontarmi anche con persone di altri posti, perché comunque alle convention c'era gente di ogni parte del mondo, ovviamente a 17 anni, non è, 18 anni non è che poi non c'erano i social, quindi era Certo. la prima volta che veramente interagivo con altra gente e che era lì perché era lì per lo stesso motivo. Cioè, perché dovevo essere lì, non perché l'aveva letto da qualche parte. Questa era la roba figa, no? Perché non è Grazie. che aveva acceso internet e ha detto: ah, c'è questo evento, vado lì. Ognuno di noi era lì perché doveva essere lì. Secondo me era tutta una connessione. Grazie. Sì.
Tra l'altro, una convention che ospitava pochissimi tatuatori rispetto a quelle odierne. Ah, sì, è Cos'erano? vero, pochissimi. 40, ma con una quarantina, se non ricordo neanche. Comunque, sicuramente meno di 100, Meno di ma cento, una sì, un cosa po' più di molto, molto piccola. 40, però Beh, il secondo mondo me del sugli tatuaggio 80. era enormemente più piccolo, il mondo dei tatuaggi in Italia in quegli anni, rispetto Sì, ad ora. cioè, Sì, anche meno proprio. sdoganato il tatuaggio. Cioè, brutta parola, poi è quella che si può dire No, in questo diciamolo caso. pure, cioè No, no, alla è la fine verità. era così, era proprio così. È Beh, proprio la la prima verità. convention a Milano l'avevano fatta in quel tendone con linoleum per terra in un parcheggio. E vi ricordate? Dove si sono menati? No, era dove facevano dei concerti. Avevo chiesto a qualcuno ultimamente perché non mi Al ricordo mai. Palatrussardi? Quello che era al No. Palatrussardi? No. Aspetta che. Ti No, ricordi quel posto di che che anno dovete stiamo quando hanno parlando? fatto la 96, convention, la 97? prima? No, molto prima Daniel. Ah, ho capito. No, no, prima ancora, la prima che ti ho detto che c'era quel parcheggio, col tendone, col linoleum per terra. No, Madonna, cos'era? vabbè, era un altro Non la posto, ricordo, non non mi la ricordo. ricordo. Ma si parla di parecchio tempo fa, No, eh. io poi come Teschio sa, non ho mai partecipato a una tattoo convention in vita mia, quindi sono completamente. E tu da chi sei tatuato, che ho visto dei bei pezzi ornamentali lì sul braccio? Neuromaligno Arcore dal Ah. BAT, non so se lo conosci. Grazie, No, però belli, mi piacciono un sacco. molto gentile. Lui è un fan del nero, Io sono un fan del nero, i ciocchi neri sono Esatto. sempre belli. Io del Detto a colore, te che però però sei super apprezzo. colore. Sì, però apprezzo. Nei tatuaggi mi è sempre piaciuto il nero. Mi sono piaciute proprio sempre le braccia con questi pezzi geometrici, ornamentali. Li Nonostante trovo tu super faccia fighi. tutt'altro. Sì, no, io mi annoierei a morte a fare quella roba lì, ovviamente, anche se è difficile da fare, Ma però mi le fai anche? annoierei. Come? Fai anche quelle cose, cioè se uno te lo chiede lo fai oppure no, ti fai No, le ho solo. fatte perché quando ho Ok. fatto la gavetta, ovviamente, ho Esatto. fatto tribali di tutto, anzi, con i Certo. tribali ho imparato a tatuare le righe, a fare le righe dritte, a fare i riempimenti. Però poi ho iniziato a fare i tribali rosa, ho detto no, c'è qualcosa che non va. Bello il tribale rosa. Sì, ho fatto i tribali sfumati No, con i colori. no, No, a parte veramente. gli scherzi, comunque sì, no, adesso no, non li farei più, però li ho fatti, insomma. Vabbè, ci sta. Fa Sì, parte della gavetta, fa non parte è del che ho mai mestiere. fatto più di tanto, però tanti tribali sì, roba troppo ornamentale no. E negli anni 90 i tribali andavano, eh. Mazza se andavano. Ma Mazza se quanto dura andavano. una gavetta? Una buona gavetta quanto dura? Io faccio domande magari banali, però per me è un mondo, cioè io ho un po' di inchiostro, ma non ai livelli di Cic, quindi per me è tutto un mondo da scoprire ancora. Beh, dipende secondo me un po' anche dal livello di apprendimento, se uno è portato o meno, però comunque se uno ha voglia, cioè, cioè i primi 10 anni sono gavetta alla fine, capito? Perché poi anche però non smetti mai di imparare. Perché Quindi. ultimamente, cioè, sembra che molti si improvvisano tatuatori, non sanno cosa fare, disegnano un No, ma po'. più che altro è che una Sì, gavetta di sì. 10 anni adesso è impensabile farla, cioè No, nessuno resiste impensabile. 10 anni. Ma più che altro adesso non fanno una gavetta perché fanno uno stile basta e se gli fai Io fare intanto mostro tutt'altro il tuo magari. Instagram con un po' di tuoi lavori, così. Ah, grande, Ah, sì, ecco. visto. E sì, no, le gavette sono un po' rare, però nel mio studio le faccio ancora, le faccio fare agli apprendisti. Beh, Ah, giustamente. bello. Bene. Sì, sì, Vabbè. sì. Ma invece il tuo stile come nasce? Il toy style. Esatto, il toy Ah, e allora style. nasce perché comunque avevo voglia di esprimere questi miei disegni che erano molto colorati e Ok. come diceva Teschio prima, comunque quando ho iniziato non andava uno stile, non c'era uno stile vero e proprio, un bravo tatuatore sapeva fare un po' di tutto. E come ti dicevo, anche io ho fatto la mia gavetta, però poi. E ho sentito la necessità di fare qualcosa di un po' diverso, che alla fine non era ancora stato proposto nel mondo dei tatuaggi. Sono usciti fuori queste bamboline che poi nel corso degli anni si sono evolute e modificate, però che hanno mantenuto un filo conduttore che comunque
forse la mia essenza giocosa e adesso sono molto gioiose e all'inizio sembravano gioiose, ma nascondevano anche dei tratti un po', Oscuro. sì, psycho. No, e poi No, oggi ne ho anche. riproposta una dei vecchi tempi perché sono andata a Trieste e mi ha contaminato. Infatti, quella che ho messo oggi c'ha la bacchetta magica da un lato e il coltello dall'altra. Blood and Shine. E questo rappresenta me proprio perché io sono un po' così alla fine. Poi vabbè, sono anche dei tatuaggi e dei disegni molto femminili, che era una cosa Sì. che fino agli anni 90 non esisteva il tatuaggio femminile, No, diciamo, come assolutamente. idea. Comunque c'erano i soliti, c'era il giapponese, Biomeccanico, tribali, realistico, biomeccanico, esatto. tribale, sì, giapponese, Vi sì. annoia solo a dirli, vero? No, beh, effettivamente è così, cioè, fino agli anni 90 era così, c'era quello, i grandi classici, sempre quelli. Beh, giapponese poteva un po' prestarsi comunque come tatuaggio femminile, anche se comunque impegnativo, eh. Sì, è vero, perché il giapponese comunque gli mettevi delle farfalle, delle peonie e secondo me creavi comunque un giapponese femminile. Però forse veramente era l'unico stile, oppure anche dei tribali, però dovevi lavorarci un po' per fare comunque un tatuaggio femminile che funzionasse, secondo Ma me. questi Sì. tu hai riscontrato una percentuale maggiore per i tuoi di clienti tra le donne o ci sono anche molti uomini che fanno questa tipologia di tatuaggi? Ma guarda, quando ho iniziato a tatuare, che facevo ancora comunque un misto tradizionale, si stava spostando verso quello che poi è diventato un po' il mio marchio di fabbrica e tatuavo tanti maschi anche. E poi facendo questo genere, proprio volutamente mi sono spostata io nell'universo più femminile. E tatuo anche maschi, ovviamente facendo cose magari più adatte, nel senso non è che ci devo mettere per forza fiocchetti, rosa, unicorni, però comunque tatuo anche ragazzi. E la cosa che faccio fatica a tatuare è proprio le figure maschili. Cioè, se tu mi chiedi, fammi mio papà, vado un po', perché sembrano sempre molto femminili, io faccio fatica. Ho bisogno dell'universo femminile perché gli devo mettere insieme tante cose, mentre invece l'universo maschile è un pochino più quadrato, no? Quindi a livello estetico faccio più fatica e non mi piace tatuare dei soggetti maschili, anche se poi l'altro giorno avevo fatto l'equilibrista e comunque mi sono divertita e mi è piaciuto molto perché però aveva altri dettagli che sono riuscita ad inserire in maniera da renderlo non proprio piatto, insomma. Tra l'altro adesso ci sono molti più tatuatori che tatuatrici che più o meno si sono ispirati a quello che fai tu o che fanno uno stile che qualcuno l'ha chiamato prendendo spunto da una parola giapponese kawaii, che significa carino, Ah, sì, che più o kawaii, meno può diciamo che ricordare sì, vagamente, qualcosa. perché anche quando sono stata in Giappone a lavorare, comunque sì, i miei tatuaggi loro kawaii, 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 tutti kawaii, però in realtà il kawaii è un po' diverso. È ancora più fumetto giappo, con le faccine, Assolutamente. gli occhietti. Un po' più Alla manga fine style. questo sì, no, questo qua ha comunque la morbidità dei kawaii, però in chiave più europea. Sì, certo. Assolutamente sì. Ha anche un qualcosa di old school, Esatto, qua c'è un po' il mio background alla e là. fine, Certo. che piano piano sono Questo è un riuscita ad tribale rosa di cui inserire. ci parlavi prima. No, Qual è? è L'effetto rosa? uno sacchiotto Sì. rosa. Ah, sì, prima ti avevo detto un'altra cosa, forse non mi ricordo. Comunque questo qua sì, l'ho fatto a Milano a una ragazza di Trieste, che poi infatti l'ho incontrata e gliel'ho anche fotografato da guarito. Certo. Ah, ma sei amica di Sfera? Ma sì, ultimamente ha bazzicato un po' su di noi per una serie di cose, poi appunto ho preso anche una delle mie sculture e è stato molto piacevole.
Ecco, ho anticipato una Bello. domanda che volevo fare, perché Amanda non tatua solo, ma dipinge e fa sculture. Vero? Sì. Diciamo Quindi. che i miei tatuaggi li ho riproposti su maniera trasversale anche su altri supporti. E uno di questi è la tela, che comunque l'ho sempre fatto già da quando stavo iniziando L'ultima a tatuare. volta che ci siamo sentiti a inizio, che avevamo fatto una chiacchierata via Skype, che Sì. era all'inizio pandemia, Sì, mi mi ricordo. hai detto che stavi vendendo quadri, comunque c'era qualcosa in ballo A col Miami. compratore. Com'è andata? E Allora, soprattutto di cosa si trattava? finalmente dopo 2 anni sono riuscita praticamente è stato posticipato leggermente, sono riuscita a fare questa mostra e a questa fiera Red Dot che c'è stato i primi mesi di dicembre scorso e quindi sono riuscita a esporre come artista emergente le mie cose in America, a Miami, quindi sono stata contenta. Che Che bomba! responso hai avuto? Hai avuto dei Sì. feedback positivi? Sì. Devo dire che, beh, anche lì comunque non è tornato al 100% tutto, No, certo. però comunque sì, sono stata contenta e Ma è esposto in ora una galleria? Ah, no, è esposto in una fiera d'arte, ok. in una fiera Figo. d'arte che si chiama Red Dot, che era all'Art Basel. E comunque mi ha dato un sacco di visibilità. Sì. Bene, bene, Anche bene, bene. se poi per una serie di cose non sono riuscita ad andare e avrei dovuto fare dei live painting e dei disegni su una Lamborghini, ma Bomba! sì. E vabbè, sarà posticipato, vedremo. Quelle cose lì Una viaggiano. Lamborghini da pasticciare si trova sempre. Dietro l'angolo. Quelle cose lì via Zoom non si possono No. fare, a meno che non ci sia un braccio Ma robotico no, ma adesso collegato. poi sì, lo faremo nel metaverso. È già è Scherzi. vero, Ah, nel nel metaverso. metaverso Beh, tu sì. scherzi, io stavo guardando il video di un tipo che in VR ha fatto un pezzo nel metaverso con bombolette virtuali e su un muro virtuale per poi tramutarlo in NFT. Figata. È stato molto Ok. figo, è stato molto figo, cioè comunque vedere tutta la cosa molto interessante, sicuramente, questo è un grande mondo misterioso che è tutto da scoprire ancora. Dobbiamo dotarci tutti di Oculus ed Perché mi entrare nel sento metaverso. proiettato nell'universo della Marvel e non capire un cazzo? Beh, Quello è guarda, normale. il Il VR è VR è 20 anni, mezzo che è in giro. fantasticato, abbiamo l'uomo elastico qua sotto con la felpa. Io sono la cosa lì che non capisce un cazzo di tecnologie e sta lì a aspettare cosa facciamo. No, vabbè, di realtà virtuale se ne parla da anni, Sì, ma il metaverso mi cioè, sembra una roba di dottor Second Destino. Life era un esperimento, cioè era una cosa che si avvicinava abbastanza a quello che c'è adesso. Metaverso. Solo che Sì. adesso ci vogliono gli occhiali Oculus, 300 euro, e si entra e via. E poi è appena partito, ci sono E già poi ti più di tre. lobotomizzi fino in fondo. Esatto, poi Esatto. dopo siamo lì tutti a fare e si Quello vi. è l'ultimo dei problemi. Sì. Sì. Così poi prossima pandemia, prossimo lockdown, ci vediamo tutti lì. Ma sarà Ma una qualche pandemia volta. digitale, sarà una pandemia digitale la prossima e quindi ci Beh, saranno esistono più i virus delle. digitali del Già ho computer, perché no? pensato. E certo. I virus del Mamma mia. computer. Eh Ma a sì. proposito di NFT, è una cosa che conosci e ti interessa, Amanda? Perché molti Sì, tatuatori si stanno guarda, buttando su sta roba. ci sto lavorando e non voglio dire troppo a breve, ma a breve farò uscire qualcosina di carino. Cioè, io ho già un po' di Ottimo. roba pronta, però Certo. sto facendo la selezione su una piattaforma in cui volevo, diciamo, essere selezionata e adesso vediamo un attimino. Comunque, sì, c'è un bel progetto. Anche perché quello è un Però settore in forte è un espansione. progetto con appunto degli NFT in 3D e tutti diversi da loro, Bello, quindi non wow. bidimensionali.
Ma arriverà anche il tatuaggio, comunque nel metaverso, nel mondo degli NFT. Cioè, comunque. Beh, se è arrivato nei videogame, FIFA Street, No, ma eccetera. non solo, cioè io potrei volere per il mio avatar digitale una personalizzazione fatta da Amanda, che Vabbè, dovrà perché no? farlo in È vero. digitale Ma nel all'interno e metaverso quindi. non ci sono ancora entrato. Adesso mi compro gli occhialini. No, in realtà non, puoi 300 anche euro, senza gli 300 euro. occhialini si riesce lo stesso a fare delle cose, però è chiaro che Con quelli di l'immersività Versace si può. è. Io prendo quegli occhialini della Dai, devo piscina spendere e. 300 euro. No, però Quello, e in poi realtà è non. molto interessante perché tutto quello che c'è nel mondo reale è trasportabile nel mondo virtuale. E Esatto. anzi, lì puoi fare cose che qua non potresti. Tipo Eh beh, sì. tatuare una casa. Qua Sì. non puoi Sì, tatuare una pure con una casa. macchinetta. Sì, beh, ovviamente una macchinetta digitale che fa delle Sì, cose. e attenzione che ci sono state anche le prime moleste sessuali nel metaverso. Certo, Tanto che figurati. adesso hanno implementato la regola di mantenere una minima distanza tra un utente e l'altro di 1,5 m, 1 m, eccetera. Perché Ma c'è la distanza qualcuno. sociale anche lì? Sì, perché un Se avatar vuoi, sì. si era avvicinato troppo, aveva toccato un altro, cioè quindi gli americani si sa che su questo versante qui sono molto molto sensibili. Per loro una molestia può essere anche un complimento, tipo, ah, ma come sei carina, attenzione, molestia sessuale. Sì, ma che testa di avatar, però, dai. No, beh, sono così, non sto esagerando, sono proprio così. Se tu ti azzardi a fare un complimento a una collega, tipo, ah, ma come sei elegante, eccetera, per loro è molestia sessuale. Sexual Come sei harassment. elegante, teschio. Grazie, cara. Sì, è un po' complicato. È un po' Sì, complicato. diciamo che è un Poi in mondo questo all'inizio, quello momento, che particolarmente negli ultimi 2 anni, è un argomento molto sentito negli Stati Uniti, molto. è. Devo fare una foto. Ne salta Poi. Ne fuori, ne saltano fuori. Mettiti in saltano posa fuori da. parecchie. Posa da 55 Esatto, anni. esattamente. Siamo calmi qua, eh. Vecchio di merda, auguri, dai. E a proposito di tecnologia, molti tuoi colleghi usano ormai iPad. Penne wireless, di più netta, che sicuramente hanno migliorato anche la qualità del lavoro e la facilità anche nel lavoro, hanno facilitato anche il lavoro Sì, stesso del tatuatore. Tu ti sei anche tu aggiornata? presente. Cosa usi? Cosa usi? No, Sentiamo un allora po'. uso da già un bel po' appena uscito l'iPad e ovviamente per gli sketch, per i flash, per i disegni da fare giornalmente è una figata che comunque ci ha migliorato un sacco la qualità del lavoro e del tempo, perché ci metti meno tempo. Che ne so, sei sul treno, prima fogli, fogliettini, matite, gomme, adesso hai il supporto rigido. E poi ogni tanto sento la mancanza comunque, e vabbè, comunque anche dipingendo ritorno alla materia, è un gesto più poetico ovviamente, perché quello che manca un po' è appunto. Cioè, la resa, anche se hai tipo i tools, cioè gli strumenti, tipo la matita, il carboncino, è molto simile, ma ovviamente è freddo come risultato. Quindi poi senti la mancanza di prendere in mano una matita e un foglio di carta, e quindi lo puoi fare. Arturo. Però non vorrei più tornare indietro, anche se è successo che a volte magari mi sono dimenticata a casa l'iPad. O me lo sono dimenticato e ho preso carta, foglio e penna, Sì, beh, ciao. certo, le skill non è che te le toglie qualcuno, cioè la Sì, cosa beh, della cosa del. però non c'è il rischio di un po' disabituarsi, un po' come adesso. La maggior parte delle Secondo volte me sì. si prende l'abitudine di scrivere tutto a computer, a telefono, eccetera, e Secondo quando si me prende in corre mano più il rischio. la penna si scrive, si sente un po' a disagio. Secondo No, me a corre più il disagio no. rischio chi inizia in digitale, poi passare Esatto, quello all'analogico fa giusto. molta fatica, Sì, però se tu sei secondo nato me in sì. Volevo analogico chiedere è come andare in bicicletta, no? questo.
Dicevi, Daniel? No, volevo proprio chiedere questo, cioè magari qualcuno si è avvicinato proprio a, direttamente dalla tecnologia, dall'iPad, e quindi magari cioè, non è così facile. Cioè, ti manca quello lì, certo. non riesco a immaginare, perché noi arriviamo comunque, cioè anche se noi ci tolgono cellulari e internet, secondo me mi riabituo. Okay. Cioè, se non è per il lavoro, mi riabituo. Però tanto se ci tolgono tutti, se tutti la stessa parte. Ma se ci tolgono il cellulare, non ci sono manco più le cabine telefoniche, Bisogna rimettere in piedi. Quello forse è un po' un'utopia, però una guerra digitale sono pronta, nel senso ce la caviamo, diciamo. Perché abbiamo vissuto anche quando non c'era. Magari no, uno che un millennial muore. Millennial, sì, sicuramente non ha mai provato che cos'è, non ha mai provato che cos'è senza. Capito. Esatto, no. Per quello che non saprei chi ha iniziato con l'iPad, boh. Se deve tornare indietro, fa fatica. Si arrangia. Deve adattarsi. Cazzi suoi. Proprio così brutale. È un po' come quando ci hanno insegnato a scuola, non con il Mac, come si chiama? Con macchina da scrivere? PC? No. PC. Windows? Mm-hmm. No, aspetta, scusa, adesso questo qua, quello che usavamo prima di usare... Allora, l'MS-DOS, il sistema MS-DOS. Sì, esatto, ecco. Era tutto diverso, capito? Vabbè, sì, certo. Adesso io non saprei più usarlo, però... Era tutto a comandi a stringhe di codice, cioè figurati, sì. Non c'era niente di grafico, quindi insomma è una roba impensabile, anche se... Comunque c'è anche qui, cioè ci sono settori, quel settore lì ci sono ancora appassionati che portano avanti quel tipo di informatica. E strato si faceva anche, adesso parlando di computer, mi sta venendo in mente che ricordo una pubblicità, non so se era dell'Amiga o dell'Apple, dove c'era Andy Warhol che lavorava sul computer e realizzava questo ritratto su ritratto, certo, a colori. Potrebbero essere considerabili i primi NFT della storia. Esatto. In un certo senso, e parliamo degli anni... Io non mi ricordo questa cosa, cos'è? Edward Warhol aveva fatto delle è stato il primo a sperimentare arte digitale. Sì, c'era lui, non mi ricordo più se era... Guarda, lo cerco. Amiga, provo a cercare Andy Warhol, che forse c'era anche Blondie con lui, che disegnava qualcosa sull'Amiga. O forse no, era con un Apple. Era con l'Apple. Eccolo lì, con un Apple. Sull'amiga di Blondie? Se riesci, sì. Ah no, è un'amiga, c'hai ragione tu. Adesso sto cercando una foto a dimensioni decenti. Da mostrare, perché, esatto, questo era una roba, cioè un artista come lui, massimo esponente della pop art, che lavora... Amanda, visto che parlano di musica di Blondie, quando tu tatui, silenzio assoluto oppure musica in sottofondo? No, musica per forza, se no... In sottofondo, in cuffia? No, visto che siamo comunque più persone, la metto che la sentiamo tutti, perché ognuno con le cuffie, no, poi a me lavorare con le cuffie non mi è mai piaciuto, perché mi sembra che mi sto isolando dal cliente. Esatto. Arrivo, ragazzi. E cosa ascolti? Ma guarda, veramente musica ascoltiamo un po' di tutto, dal jazz rap, ultimamente sto mettendo jazz rap, e quindi mi mixa jazz e rap insieme, e secondo me è molto piacevole, funky, e blues, rap italiano, rap francese, ascoltiamo musica italiana, dipende, abbiamo un po' di vari tutto. Sì, intanto stiamo vedendo l'immagine di Andy Warhol con Blondie. Ah, sai che non ho mai visto questa cosa qua. L'ho vista recentemente, riproposta, solo che non mi ricordavo appunto se fosse Amiga o il ragazzo era un po' avanti, che se ne dica, era un po' avanti. Mitico Andy. E questo è considerabile un NFT, non so chi possa recuperare questo file, se qualcuno riuscisse a recuperare questo file sarebbe multimiliardario.
Evander, eh sì, quello originale non copiato, il file originale che poi tramite blockchain, bla bla. Esatto. Ma a proposito di artisti come Andy Warhol, cioè, quali sono i tuoi nomi di riferimento, se ne hai? Beh, allora mi emoziona sempre tanto Basquiat. Anche lui, scuola. Basquiat, a me piace molto Basquiat, Miró, Kandinsky, per quanto riguarda un po' questo stile un po' concettuale primordiale, no, concettuale no, primordiale. Poi vabbè, la regina indiscussa è Yayoi Kusama, che è la signora anziana, quello con i capelli rossi, cassetto, sì. Infinite Dot, lei. Bel personaggio. E mi piace molto Marc Roche, forse ne avevamo già parlato l'altra volta, Campi Turi colore pieno. E Andy Warhol sì, però non è stato proprio, non è, diciamo, il mio primo amore, mi piace però. E ma ecco questi, Miró, Kandinsky, Matisse mi piace molto, e poi Van Gogh, perché aveva proprio una pittura super viscerale, e quando lezioni d'arte la mia professoressa me l'ha fatto amare tantissimo, quindi usava anche dei colori molto vivi, accesi, sì, che colpivano. Queste pennellate da pazzo, proprio piene proprio di energia, mi è sempre piaciuto tanto. Ah sì, 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 assolutamente. Parliamo del tuo studio. Sì. Quanti siete? Chi c'è con te? Siamo in quattro alla ricerca di un quinto, e che vedremo se non lo troveremo. Siamo io, poi Manku, 90, uh-huh, Roby, e Samuele Tavazzi e Bombay 4. Uh-huh. E poi abbiamo una postazione adesso libera per i guest. Però diciamo che vorrei trovare, piacerebbe trovare una ragazza, sono di nuovo tutti maschi, perché poi c'è anche Ale che fa lo shop manager, e quindi una ragazza ci starebbe. Ma che fa qualche stile particolare o? Beh sì, diciamo che se devo trovare qualcuno deve fare uno stile un po' diverso da quello che facciamo noi, o una roba nuova, o comunque un qualcosa che però diciamo ha già un suo seguito, no? Sì. Quindi sì. Posso, cioè sono aperta a varie cose, può essere anche un black, un giapponese, diciamo che valutiamo. Posso dirti che questi flash con gli exogini sono molto fighi? Sì, infatti stavo quello per lì, guarda, gli ho dato al mio fidanzato l'exogino, tra l'altro colori verde che era mattone, certo, te lo ricordi? Certo, ma hai voglia che me li ricordo, cazzo, guarda che te lo faccio vedere in diretta, vuoi vederlo? Sì. Assolutamente sì, ti prego. Gliel'ho fatto molto molto semplice. Eccolo lì, guarda. Aspetta che vedo di metterti in full. Che bello, ma che bello. Ma hai voluto, siccome non avevamo voglia di farlo colorato, perché poi c'era di vari colori, e abbiamo deciso di farlo proprio grafico, solo linea. Che più eh sì, perché poi gli exogeni c'erano di vari colori, c'erano quelli trasparenti, trasparenti colorati, glitterati, ce n'erano varie. Vabbè. Tra l'altro nel continuo revival anni 80-90 in cui stiamo vivendo dagli ultimi 20 anni, 30 anni. Assolutamente. Ma sì, perché sono usciti anche dei nuovi, non si chiamano exogeni, ma si chiamano muscles, sono una roba americana, però in pratica sono come gli exogeni. Ah, non li avevo mai visti, ma li vendono sempre ridicola? No, li vendevano online una ditta, la Super 7, che faceva toys, replicava toys famosi negli anni 80, tra cui aveva ripreso qualche anno fa a rifare i Masters of the Universe, che adesso poi ha ripreso Mattel. Belli, sì, loro. Sì. Ma che poi negli anni scorsi gli americani sono andati pazzi per i Gormiti. Tra l'altro il Gormiti è un prodotto italiano di un ragazzo che, cioè chi disegna è un ragazzo che conosco. Ma va?
ha fatto delle grafiche anche per Diego Potron, per il suo disco, è un brianzolo, è un fratello. È uno di... Ah no, quindi scusa, i gormiti sono brianzoli? Sì, assolutamente sì. No, questo... assolutamente tra l'altro mio figlio è super fan dei gormiti, cioè ce ne abbiamo... Non gli so, americani sono impazziti per i gormiti, e poi ovviamente sai come sono fatti gli americani, no? Poi dopo ci devono mettere del loro, devono fare il loro, eccetera, eccetera, e quindi escono con una serie di prodotti a seguire. Sì, però questa scimmia un po' che ai tempi erano gli Exogeni, i Monster Hit My Pocket, ce ne sono tanti che poi adesso gli scimmiati di collezione. Beh, c'erano anche i paciocchini. Poi c'erano le... Erano quelli più da femmina, quelli, i paciocchini. Sì, sì, esatto, poi c'erano tutti i pupazzetti delle merendine, piuttosto che quelli dei Kinder. Non so se sì, vi ricordate, gli ippopotami. Le gomme. Allora, a questo proposito vi consiglio la lettura di un libro che si chiama Nel Paese delle Meraviglie, che racconta tutta la storia della Jig, che era quella che faceva tutti i giocattoli. È bellissimo perché parla proprio della storia di questa azienda, di come venivano concepiti i giocattoli, come venivano pubblicizzati, la filosofia che c'era. Ma dove si trova? Sì, lo vendevano, ma penso che anche su Amazon si trovi. Il libro si chiama Nel Paese delle Meraviglie. E io l'ho comprato online direttamente dalla casa editrice, però penso si trovi anche nei bookstore come IBS, Amazon. Sì, sì, assolutamente, per chi è appassionato di questo tipo di cultura, giocattoli anni 80 eccetera, è consigliatissimo. Ma tu hai realizzato le cose che ti dicevo di Miami? Ah, eccolo lì. No, è che volevo sapere, questi sono tutti tuoi? Sì, questo qua era il mio stand. No, perché sto andando fuori di testa per questa Guernica con la Pantera Rosa. Cioè, sto proprio andando Guernica. Fuori. Sto andando fuori di testa. La Guernica, diciamo che ha suscitato un po' pareri discordanti, perché ovviamente... È una bomba. Grazie. È una bomba. È una cazzo di bomba. Sono povero e non ti chiederò di vendermelo, però è una cazzo di bomba. Ho anche le stampe comunque, che grazie. Sono delle Giclée, e ho fatto sia la stampa della Guernica che di quello sopra, che è la Super, e, formato... Poi ci sentiamo allora. Sì, sì, perché ovviamente è più accessibile che il quadro, però è bella anche quella. No, anche quest'ultima cena, sempre in versione pink, wow, sono belli. Contenta che... Mi gasano un sacco. Guarda, ma sì, basta, si toccano i mostri sacri, vanno toccati, gli vanno infilate le dita. Ma sì, dai, la pop art serve anche per sdrammatizzare, per concordo. Anche magari dar fastidio un po', no? Sì, 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 sì. Comunque, ma questa è una Mona Lisa? Qualcosa. Come? Questa gialla è una Mona Lisa? Sì, una Mona Lisa punk. Ti sgamo, hai visto? Il nostro Ciccio ha un'altissima cultura. Poi guarda, qua sotto c'è qualcosa con i Pac-Man, poi no, c'è E.T., quello lì. Ah, è vero, bello! Lo vedi? Sì, sì. Con i Pac-Man e il mio mini pony. Un E.T. mischiata a Frida Kahlo. A Frida. Bello. Sì. Ma che bomba sti quadri. Perché glieli date gli americani? No, ma adesso per quelli che non hanno venuto me li tornano. Okay. Perché li ho dati agli americani? Perché sono interessati loro. In Italia faccio fatica. Davvero? Sì. Italia non ho una bizzarra galleria. Daniel, fa una telefonata al tuo amico Franceschini, così hanno... Ah, mio amico, soprattutto Franceschini, hai trovato... Comunque Arthur ci tiene a precisare che i paciocchini non erano solo per bambine. Ah, va bene, grande. Ah, sì? Okay. Ma qui non hai una galleria, nel senso che nessuno vuole esporre i tuoi dipinti? Non ho ancora trovato qualcuno che è interessato. Ma perché i galleristi a Milano sono delle teste di rapanello, lasciamo stare. Però ho avuto tanti polemiche riscontri dall'estero e anche dal Giappone, e quindi mi toccherà fare qualche mostra fuori. Nel tuo studio poi c'è uno spazio esposizione? Nel tuo studio hai uno spazio espositivo per le tue opere? Sì, nel senso che comunque ho esposto un bel po' di opere, però non è che è anche una galleria d'arte. E poi comunque mi piacerebbe trovare un gallerista che creda nel mio progetto. Eh sì. In Italia. Certo.
Però non è necessario, nel senso che se è andata così si vede che le mie cose sono più per il mercato americano. Ma sì, ma poi sai che cosa? È che in realtà nell'arte, come nella musica, come in generale in tutto, ormai si stanno un po' saltando, si sta saltando la filiera e quindi anche chi se ne frega che non è un gallerista. La tua roba te Sì, la no, beh, gestisci quello sì, perché tu e... comunque la riesco a vendere molto bene anche attraverso i social o comunque con alcune gallerie che sono all'estero, quindi Certo. ci sta, però mi fa ridere che non abito a Milano e a Milano Questa cosa non sono. allucinante. È un annoso problema, non si è mai eroi in patria, come dice qualcuno. Come sei intelligente, Ciccio, Hai veramente. visto? Oggi sono Mi stupisci, particolarmente. Ma è merito di Amanda che fa queste opere così ti fighe che mi ispirano. ispirano? Mi ispirano. Ma infatti tu scherzi, ma perché sono povero davvero? Se no io glielo compravo col Guernica. Questa è una parte, questo qua l'avevo fatto po' di anni fa e fa parte del periodo un po' più astratto, no? A me piace anche molto fare opere astratte perché sono più emozionali. Molto bello. Ma la firma? Ah, Toi, ah, ok, scusami, non capivo la firma, perdonami. Molto figo, Ma molto figo. grazie. Quindi fai anche le stampe, quindi c'è anche tutto del merch correlato, del merchandise correlato alle tue opere? Ma di alcune, non di tutte, ho fatto delle fine art print per dare comunque la possibilità a chi volesse acquistarlo a un prezzo più basso dei quadri, ovviamente. E Eh sì. sono edizioni limitate di 50 pezzi di ognuna, numerate. Beh, anche una tiratura bassa ci sta. Molto Eh sì, bello. figo, Ma molto figo. allora, ovviamente i clienti che Mentre vengono al tuo... invece le sculture sono pezzi unici, tutti uno diverso dall'altro. Ma ci sono anche quelle. Quello è Anky Panky che quando è Ah, che firma il stato. suo librone che pesa 2 quintali, che ho comprato Sì, anch'io, a tra l'altro. Roma Gabbe e Luchino mi hanno portato il libro, gli avevo chiesto e mi hanno fatto fare la dedica. Che bello quando riesce a farlo fare. Quando è andato Sì, da Gabriele, eh? sì, Da Donnini, sì. sì, sì. Sì, Pirates in Roma. Sì. Eh sì, quel libro lì tra l'altro è bellissimo, è gigantesco Sì, no, ed è... infatti, guarda, sono stati carinissimi perché lo sono portato in valigia in treno e mi hanno fatto proprio un favorone perché era bello grande anche da spedire, me l'hanno portato in treno. Ah sì. Sì, Ma è che figata, bellissimo. bellissimo. Wow. E con il Questo disegno di Anky è Panky. Halloween che abbiamo fatto il walk-in. E poi ho fatto fare con tutti i disegni che ho preparato i biscotti a tema. Quindi Che vedi che c'era bello! sì, la pumpkin spice, il biscotto, la bamboline di prima, il biscotto. E di ognuno, praticamente erano 8 appuntamenti, ho fatto fare 8 biscotti con i disegni e poi al cliente gliel'ho regalato. Che figata, che Bello. figata. Questo tuo cliente ha il mio stesso problema col bianco. Un sacco di sangue Cioè, che esce fuori. beh, appena lo dai. Eh sì. normale, normale. Perché io col bianco particolarmente spurgo, ma è un problema mio, okay, vabbè, cose così. Che bomba, mamma mia, che figata. Bella anche questa idea, cioè, poi è proprio bella questa creatività, anche questa cosa che comunque, cioè, questa sembra una cazzata questa cosa dei biscottini, però cioè, sono quelle piccole cose che danno un valore Sì, sono dei molto più dettagli alto. che a me sono sempre piaciuti i dettagli nelle cose, le cose che ti distinguono dagli altri, Certo, no? E, completamente. esatto, è una cosa semplice e che però è piaciuta tanto. Ma E, è il concetto sono proprio che lo impreziosisci. dettagli, come dici te, però a livello comunicativo sono potentissimi. Infatti, è figo quello che fai, che praticamente cerchi di
di veicolare la tua arte in ogni modo possibile. Questo sì, sì, non ho mai visto. Che l'atteggiamento moderno è consono ai tempi di oggi. Sarebbe stupido non farlo, secondo me. Sì, poi comunque, sai, è anche un po' una questione di carattere, no? Fare solo tatuaggi, cioè, dopo un po' ti rompi le scatole, quindi hai bisogno proprio di veicolare, come hai detto tu. Questa qua era la foto, siamo tutti ideali. E sotto qua c'è la Valentina, il fantasmino, in braccio. Nascosta sotto il telo. Bello, che bello. E quindi sì, mi piace proprio fare, insomma, veicolare le mie cose su altre cose, altri supporti. Eccola lì, la gatta. Questi baffi attaccati al telo. Guardalo! Fantastico. Che bomba. Che bomba. Se dovessi scegliere, Amanda, tra la scultura, la pittura e... scultura, pittura, e tatuaggio. Cioè, è la possibilità di campare con uno solo. Non lo so. Perché... me lo sono anche chiesto, però secondo me... cioè, mi mancherebbe per forza uno dei tre. Forse... quello che mi mancherebbe meno sarebbe la scultura. Okay. Diciamo che però il tatuaggio e la pittura vanno di pari passo. Poi il 3D arriva dopo. Quindi non saprei risponderti. Cioè, non vorrei né smettere di tatuare né smettere di dipingere. E non vorrei neanche scegliere. Okay. Perché farlo? Sì, infatti, se si può far tutto, facciamo tutto, no? Ma questo tuo stile è nato prima. Vogliamo tutto, facciamo solo NFT, basta. Esatto. L'importante è campare in qualche maniera, poi dopo va bene. Ma questo stile l'hai prima sviluppato nel tatuaggio e poi l'hai portato, diciamo, nel painting o nella scultura, viceversa, o sono andate insieme? No, prima nel tatuaggio. Perché i quadri che facevo quando ho iniziato a tatuare erano molto astratti. Quindi questo modo di disegnare l'ho creato durante la mia ricerca, siccome io arrivo comunque dall'Accademia di Belle Arti, anche se poi non l'ho finita, ma mi annoiavo terribilmente. Tipo, non so, ci faceva disegnare la modella e io facevo la statua della libertà con la banana in mano, roba di lì. Quindi proprio... E allora, pensavo che l'accademia un po' mi servisse per imparare a disegnare, però ormai ero entrata nel mondo del tatuaggio e volevo tatuare, quindi ho mollato l'accademia e mi sono dedicata 100% al tatuaggio. Però non è che ero proprio il piccolo genio del disegno. Diciamo che non è che sapevo disegnare benissimo, quindi il fatto di non saper disegnare bene mi ha permesso di creare qualcosa che fosse semplice per me da disegnare. Okay. E quindi ho essenzializzato, anche per dire, se devo disegnare una figura femminile l'ho essenzializzata in quel modo, e poi da una lacuna è diventata una mia peculiarità. E quindi è nato prima per tatuare, e perché comunque facevo uno stile molto classico, però non lo so neanche come... Forse, guarda, ti dico, non so esattamente come sono usciti fuori, perché poi a un certo punto, ti dico la verità, io mi sono fatta un caschetto rosa ed ero tipo un po' fumetto, mi dicevano sembri un toy, e da lì è diventato Amanda Toy, prima era Toys, e forse lì, vedendomi con questa faccia un po' tondina e il caschetto rosa, ho iniziato a disegnare questa bambolina come se fosse me stessa. Ok. Mm-hmm. Però poi, non è che ero così egocentrica da voler tatuare sempre solo me stessa, però mi è piaciuta l'idea di aver fatto
un personaggio, una bambolina, e quindi da lì tutti i miei tatuaggi, quando ho dovuto interpretare, erano sempre comunque delle bamboline, però che rappresentavano il cliente, capito? Quindi certo, con i connotati della persona che magari, vabbè, inizialmente no, perché ho fatto la gavetta, no, facevo le mie bamboline, però da quando ho iniziato a farle, poi ho sempre lavorato nel modo che il cliente veniva, mi raccontava la sua storia, cosa voleva rappresentare, io con delle parole chiave gli creavo il suo tatuaggio per lui, cucito addosso, no? Con i dettagli. Non è che lui mi diceva mettimi questo qua, mettimi questo qua, io mi facevo fare tipo un pacchetto completo di tutte le cose che lui avrebbe voluto inserire, o anche solo una frase, partivo da lì, o un'emozione, una parola chiave, e poi io creavo tutto il resto. Magari non è che mettevamo tutte le cose, però riuscivo a creare un qualcosa che andasse in empatia con lui. Ma volendo dare una datazione alla nascita proprio di questo stile toy, più o meno di che anno parliamo? Ma guarda, appena mi sono trasferita a Trieste, che era quindi il 90, aspetta, 96, 98, no, non lo so, non c'è più, aspetta. Ma i tuoi colleghi tatuatori cosa ti dicevano di questa cosa che tu facevi, che ti caratterizzava? Cioè dicevano, ah, che bello, figo, bravo, oppure qualcuno diceva, ma... Ma secondo me un po' per il fatto che ero donna alle convention, cioè non è che mi prendevano molto sul serio, oppure non capivano bene cosa stavo facendo. E mi ricordo la prima convention di Milano, quella che ti dicevo nel tendone, io ero arrivata con il mio bel... avevo fatti mettere nel plexi, da tutti questi disegni, questi teschietti, lecca-lecca, bamboline, cioè tipo che... non sembravano neanche tatuaggi, poi senza, no, sì, no, avevano nero, e l'unica cosa che avevo già in mente questi disegni, ma tecnicamente, cioè, non è che sapevo tatuare benissimo, quindi mi si presenta questo ragazzo che avesse fatto la fragola con il lecca-lecca, praticamente gli ho sfondato l'avambraccio, la crosta così, il biscotto a fragola, ci aveva poco. Succede, ci siamo passati tutti. Però i disegni 3D. C'erano, ecco, i disegni c'erano, quella tecnica è arrivata un po' dopo. No, è che poi mi immagino in quegli anni che comunque, cioè, il mondo del tatuaggio era teschi, tribali, tutti seri, tutti bababà, arrivi tu con le fragoline, rosa, i confetti. Ma infatti mi piacerebbe sapere cosa pensavano gli altri, ma ero troppo nel mio mondo per capire che c'era un altro mondo anche, no? Ormai c'ero proprio entrata talmente tanto, però... In effetti sarebbe curioso sapere cosa pensavano. Beh, di probabilmente. Ma invece l'hanno trovato sicuramente bizzarro. Tra l'altro, come infatti. Ci chiede Arthur in chat, cosa ne pensi delle convention di sole tatuatrici come quella di Roma? Tra l'altro, io non sapevo esistessero. The Other Side of the Ink. Sì, sì. Non sapevo esistesse questa. Sì, sì, erano gli stessi organizzatori della International Tattoo Expo di Roma, che hanno fatto fino a qualche anno fa. Tutte donne. Solo tatuatrici, solo donne? Sì. Non saprei, perché comunque il mondo del tatuaggio è sempre stato un mondo prettamente maschile. Però negli ultimi 15 anni non più. Adesso ci sono un sacco di donne, un sacco di bravissime artisti. Sei tatuata anche mia zia, oramai. Mi sento un tatuatore, quindi voglio andare con il tatuatore. Mi sento un tatuatore? Sì. Spiegamela questa perché è interessante. Perché comunque quando c'è iniziato erano tutti maschi e io dicevo, cioè un mio amico mi ha fatto ragionare, mi ha detto ma tu non sei una tatuatrice, tu sei un tatuatore, e mi è piaciuta questa cosa qua. Come no, tatuatrice, tatuatore? Dal punto di vista tecnico, nel senso che, cioè, ho sempre lavorato con maschi e impari un po' a lavorare in maniera old school. Cioè adesso magari, non so, intanto con la gamba cavallata, anch'io uso la penna adesso, però tipo tutto così, cioè noi eravamo proprio wow, tipo così. Diciamo che nel concept di tatuaggio come artigianato, il falegname, esatto. Il falegname, l'idraulico,
e cioè, quello diciamo è. che Però vabbè. Era un po' così, un po' punk. Ah, poi pian pianino si è un po' essere. Raffinato il tutto. Adesso ho tatuato anch'io con la penna e guanti rosa. Anzi, però anzi. Magari, no, che vabbè. Ne so, stavi tatuando non so, con i capelli così, che ti scendevano un po' e sapevi cosa fare, c'era lo scotch, facevi così, tac, ti attaccavi lo scotch. Non so voi, ma io mi sono tatuato in dei posti dove... Esatto. Probabilmente non era il caso, però siamo sopravvissuti. Ah, ci siamo fatti le difese immunitarie, guarda. Senti, ma sono arrivate dei follower, dei tatuatori che si sono ispirati al tuo stile, che hanno copiato qualcosa? Beh, sì, dai, diciamo che un po' il filone è stato creato, cioè l'ho creato perché nel corso degli anni ho visto tante, specialmente ragazze, che hanno cambiato magari dei dettagli, però hanno preso la cifra stilistica, nel senso che la bambolina, e magari gli hanno fatto l'occhio più spostato in un modo, il naso più spostato in un altro, però il concetto l'hanno ripreso e poi se lo sono comunque fatto più loro, però da lì è arrivato fondamentalmente. Questa cosa... Poi magari c'è anche chi proprio ti prende il tatuaggio uguale e lo rifà uguale, ma quello è un altro discorso, un professionista non lo fa, magari certo. Quello una volta che lo pubblichi ci sarà sempre il cliente che lo porta da un altro tatuatore se lo fa rifare. Ma questa cosa del fatto che ti abbiano un po' copiato la cifra stilistica ti rende orgogliosa o ti dà fastidio? No, all'inizio mi ha fatto girare abbastanza le scatole e diciamo che con più consapevolezza nel corso degli anni mi rendo orgoglioso, ovviamente. Sì. No, ma poi Sì. è così, funziona così, il mondo funziona, cioè gira così, quando c'è qualcosa Esatto, che sì. funziona qualcun altro cercherà di Si accoda. imitarlo, Sì, farlo proprio, la prendo rielaborarlo. come comunque una cosa positiva, vuol dire che le cose che ho fatto hanno lasciato qualcosa, cioè sono arrivate dove dovevano arrivare. Assolutamente, cioè comunque quando qualcuno ti copia è a suo modo un gran segno di stima. A Certo, suo modo, ma lo è. a suo modo. Però comunque devi essere strong perché tutti gli artisti hanno anche comunque dei momenti di cedimento, dei momenti in cui hanno meno ispirazione, anche lì devi sapere come uscirne fuori, no? E magari Riesce il un mestiere. momento... Come? Lì esce il mestiere, il professionista. Sì, esatto, e comunque... Sai, comunque anche con l'avvento di tutti questi social devi sempre stare al passo coi tempi, perché conosco persone che hanno fatto la storia del tatuaggio senza far nome, ma sono uscite fuori dai social e magari i giovani tatuatori hanno preso quello che queste persone hanno creato, l'hanno fatto proprio, non senza sapere magari da dove arrivava, pensando di aver creato loro uno stile. Cioè, sapendo bellamente di averlo fregato a qualcun altro, però brillando di una luce riflessa, no? Quindi questo è un po' il rischio. E quindi comunque bisogna sempre stare al passo coi tempi. Eh sì, proprio perché il rischio di fare queste scelte, di isolarsi, no, io no, questa roba qua, ci sono molti colleghi che l'hanno pagata, insomma, o la stanno Sì. pagando. Purtroppo è così, bisogna stare al passo coi tempi, così perché non è che si può sempre campare di retta, no? No, mai alla fine. Eh sì, soprattutto negli ultimi anni. Sì. Senti, Eh sì. la tua casa, beh, sarà piena di tue opere, immagino. Sì. Quadri, l'avrai arredata tutta. Sì, l'ho fatta minimal, cioè, ma al contrario, Ma... praticamente. Beh, d'altronde. Sobria ed Maximalista. elegante. Sì, esatto. Giusto in due colori sparsi qua e là. Vabbè, dai, Vabbè, un insomma. po' si vede, rosa, righe. Sì, No, riflette un po' infatti. quello. Quella personalità Vedi, qua della... c'è una delle sculture. E poi ci sono anche opere che non sono mie, ovviamente. Però questa qua è una di quelle che ti Aspetta che ti dicevo prima, metto del in... totem. Wow!
Eccola Che lì. bello! Con che materiale è fatto? Allora, questo qua è fatto in vetroresina e creato da uno stampo Ok. che viene fuori bianco e poi è tutta dipinta a mano. Che Tutta figo. dipinta a mano e questa qua è vuota dentro. Pesa un po' perché comunque la vetroresina pesa, ma dentro non è completamente piena, è solo. Diciamo che la vetroresina in questo caso è a stampo così e poi viene staccata, quindi dentro rimane vuota, non è colata, capito? Sì. Che sarebbe piena. No, sono molto colpito dal fatto che dicevi che non hai un gallerista, probabilmente non hai. Cioè, è molto strano, è molto, posso, cioè, lo trovo molto strano perché comunque fai un botto di robe, un botto di opere, sculture, robe. Boh, è vero bizzarro, ma il mondo lo è altrettanto. Beh, magari questa intervista porterà fortuna. Speriamo, te lo Beh. auguro. Se no, niente, quando vuoi vendermele io te le compro con i soldi che ho e poi dopo ci mettiamo Vai a fare una rapa e poi via. a posto. No, ma tu No, se scherzi, io no, guarda, io vorrei essere andremo a ricco. Miami. Io vorrei essere ricco solo per fare collezionista d'arte, cioè proprio il sogno della mia vita, essere ricco per fare collezionista d'arte e comprare opere d'arte. Ma sono povero Ma e quindi compreresti le fanculo. opere d'arte che valgono, No, quelle che che sono piacciono a quelli me. artisti o No, no, quelle no. che piacciono a te? Quelle che piacciono a me, cioè se sono Non già come ricco investimento. non faccio le cose per soldi, sono già ricco, che mi frega? Compro le Perché il cose che mi mondo dell'arte piacciono. è un po' bizzarro da questo punto di vista. Perché Adesso una vai. Se cosa trovi è il se ti gallerista piace. giusto, ok, se no fai la fame. Ma è come la questione degli NFT, la gente compra gli NFT come investimento, a me di investire non mi interessa, cioè a me non mi interessa investire soldi, a me mi interessa supportare un artista, supportare una cosa che mi piace, che mi interessa. Amanda è brava, fa delle robe fighe, se io gli compro delle opere lei potrà farne di nuove ancora più fighe. E la questione sostanzialmente è quella, cioè è proprio il mecenatismo che a me Vero. piace, mi piacerebbe poter fare. Quindi se qualcuno vuole essere il mio mecenate per potermi permettere di fare il mecenate, parliamone. Vi pago con dei marshmallows al mango. Molto buoni, raga. Questa è una cazzo di droga. Io ve lo Madonna, dico, sembra una questa droga già mi fottuta. sembra, Una cioè per me droga questa appunto senza senso. è quello che stavo per dire. Cos'è che sono marshmallow al mango? No, Ma dove li hai presi? Dal cingalese qua in via Padova. Livello di glicemia. 1000, 2000, 3000. Bisogna morire nella vita, la vita è fatta per morire, quindi che ci frega noi della glicemia? Noi Daniel, io e te siamo un po' troppo anziani per poter mangiare quella No, roba. però un pacchetto così me lo metti davanti e lo mangio Guarda che senza Daniel, problemi. Daniel mangia molto di peggio, fatelo raccontare. Cosa ho Ti fatto? faccio i fagioli con le cotiche, te mangi? No, non mi piacciono le cotiche. Qui Esattamente. ci abbiamo direttamente dalla ceceria, poi io dal Pavese, poi Tu abbiamo i due milanesi dalla qui. nebbia, tu che dal No, io sono Pavese. brianzolo trasferito in città, Ah, ci tengo sempre giusto. a. Poi abbiamo Amanda che è milanese, genovese, ligure, Vivo la triestina. diversità. Ma a proposito di tatuatori e tatuatrici, con tutta questa questione Sì, perché parliamo, siamo qua. Cioè, tu fai una ricerca Della tatuaggi, quindi Shoah, parliamo di come la tatuatori. risolviamo? Come la Cos'è la Schwa? risolviamo? È quel famoso carattere lettera che si mette per fare, come dire, per includere, per non specificare il genere, per non offendere. Ah, due maroni, cioè, è la cosa. Non ho capito di cosa state parlando, spiegatemi. Niente, niente, Come Dan. Non importa, niente? poi ti faccio un È riassunto dopo. inquietante, No, uno è no, 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 libero ti di fa. essere il cazzo che vuole, cioè a me tutta Esatto. questa roba mi dà fastidio perché sono le prime che ghettizzano, capito? O no? Sono Questa calì è una d'accordo. bomba. Scusa se cambio argomento, ma questa calì è una bomba. Grazie. È molto No, bella. boh, due Bellissima. maroni, non mi interessa, guarda. No, Quindi ti io fa. cerco soltanto di non offendere nessuno, però cioè, è veramente complicato. A volte Ma magari noi pensiamo finisci di. per star zitto perché non sai come dire. Poi, vabbè, questo di offendere le persone magari è solo un trip che ci facciamo noi. Ah, può O essere, però sai. Beh, che ci viene se uno imposto. comunque non capisce, lo fa involontariamente,
Boh, non penso che sia un'offesa. Cioè, Ma sì, l'importante è non fare le anzi, battute scollacciate alla Nino no, Banfi o alla film anni 70, insomma. No? esatto. Quello no, ormai non è più di moda. Ma tu hai mai provato a trasformare una di queste cose, a fare tipo dei biscotti, delle cose di marzapane? Io vedrei molto bene queste cose nella forma tipo marzapane, robe un po' La in cosa che ho serie. fatto più vicino sono i biscotti che li ha fatti Donna di Facili Dolciumi. Donna di facili dolciumi, bellissimo, Ma no? chi è Donna di Bellissimo. Facili? Che top di nome! Donna di Facili Dolciumi, la potete guardare su Instagram. Ma sta a Adesso Milano? la cerchiamo. E sta in Brianza. Quale Brianza? Brianza dove? Aspetta, Sì, c'è ed è Brianza la in Brianza. fidanzata di Andrea di Bombay, che Ah, lavora Bombay con me, e Fore. Sì. Brianza, sì, la conoscete? La Brianza Brianza. abbastanza. Aspetta Io no, conosco Andrea di Bombay poco. no. Aspetta che la Batteria faccio quasi vedere. scarica, se non lo colleghi a una presa di corrente, il Mac andrà in stop. Di solito fa così. Attenzione. Non ho carica batterie. Ah, ce Ah, l'ho. in chat ovviamente sono subito partiti con le storie sulla Shua. Fate i bravi, mi raccomando, che Twitch poi ci sgrida. Intanto faccio vedere la donna di facili Vabbè, dolciumi. quindi ho detto qualcosa che non andava bene, si sono No, no, tu offesi. vai serena. No, no, sto giocando con la chat perché ovviamente ci piace scherzare, figurati. Ah, ma che Ma belli. che super Attenzione. professionismo. Così abbiamo conosciuto anche questa nuova realtà Sì, quindi dolciaria. diciamo che la cosa più vicina al marzapane. E sono stati biscotti. Una linea di Cavolo, biscotti. ricorda un po' il tuo tatuaggio, queste tortine qui così. Hai un collegamento. Ricorda Sì, perché un sono un po' zuccherose, tutte carine, così. Ops. Ecco. Mi sono spostato. Madonna, Ma adesso mi è che venuto in mente, impegno. Dimmi, Joy. potevamo introdurre la puntata mettendo La il glicemia e il pezzo. tatuaggio. Ah, Così, quello lì. questo. Potevamo mettere il pezzo dei Boston, quello Amanda dei Boston. Lo Ah, conosci? ci avevo No, pensato. quale? C'è un pezzo dei Boston che si chiama Amanda. No, non lo sapevo. È un È classicone. figo? Eh sì, bello, ma secondo me se lo senti lo riconosci. Daniel, tu lo conosci? Più che altro evito i Boston, però è un altro discorso. Madonna, Hai che litigato con i ignoranza. Boston, Dan? Non mi Che frega un ignoranza. cazzo. Ti hanno trattato male in Oh, un'intervista? mio Dio, cos'è la OR lì, quelle cose? No, no, no. No, no, Ah, non no, è no, per no, no, niente. casomai. Sì, rock adulto, roba degli anni No, 80. vabbè, raga, No, tutta gli Star Wars. bello. Hai visto che figata? Ma che bomba Ma è? No, sto male. li vende da qualche parte questi No, dolci? li fa lei e nel suo laboratorio te li porta a casa. O li vai a prendere, ma più che altro stavo pensando che mi sta venendo fame. Che Ecco, buono! diciamo che è normale vedendo queste cose, no? No, giusto così. Giusto Ma che prima di wow! andare a dormire, un po' di zucchero che aiuta il sonno. Ma il pezzo Amanda dei Esattamente. Green Day è la stessa dei Giriamo Boston. Stavo qua che... pensando al teschio. Eh? Come? Il pezzo Amanda dei Green Day è quello lo Non lo stesso dei. conosco. Secondo me è più figo È più quello. famoso Amanda dei Boston. Sì, Ne ma io posso non sapevo che assicurare. c'erano delle canzoni che si chiamavano Amanda. Vedi? Si impara Sì. sempre qualcosa di nuovo. Ora Qui su vado a fare Pogo. una ricerca. Qui su Pogo si impara sempre qualcosa di nuovo. Di musica poi un sacco. Esatto. Intanto torno. Ma di punk rock ascolti ancora qualcosa? Non te ne frega più niente. No, poco niente in realtà. Qual è il tuo disco preferito di questo momento, di queste settimane? Disco Sì, o disco, canzone? band. Cos'è un Anche disco? canzone. Sì. Allora aspetta, fammi pensare. Ma tipo, cioè io ho guardato Sanremo, vuoi dire di musica italiana o in Ciccia, quello generale? che vuoi. Anche Lasciami Ciccia. stare che questi bastardi mi hanno obbligato a fare la finale in live. Io non guardo Sanremo mai,
È stata, a parte che 5 ore di sofferenza, cioè 5 ore, ma raga, ma 5 ore è una roba fuori di testa, non ha senso. Ma io l'ultima volta che ho visto Sanremo c'era Eros Ramazzotti, era l'84 forse. Back in the days, sei... non mi dà tanto l'84, tempo. Sì, l'ultima volta che ho visto un Sanremo intero è stato l'84. Quindi non sei musicalmente sul pezzo, sei amica di Sfera, ma non sei sul pezzo. Ma no, qualcosa che ho shazammato ultimamente... Shazammato, ecco, sì, dire. Stavo guardando. È come googolato, esatto. Apple, allora, un pezzo fighissimo è Cabby Golden Era di chi? È tipo molto dance, è Golden Era, Woke Up in Bangkok, e... One Night in Bangkok. Conosci? No, era... La mia era una citazione, un pezzo anni 80. Però se Teschio conosce delle cose... Io conosco solo Arthur. Pezzi anni 80. Arthur, ti vengo a cercare. No, se posso dare un consiglio, il nuovo album di Snoop Dogg è bellissimo. Ma Snoop spacca, Snoop è sempre Snoop numero uno. Ha fatto io un album, consiglio. È tornato in Death Row Records, che era l'etichetta dove c'era anche Tupac ai tempi degli anni 90. Ha fatto non Snoop è tornato in Death Row. No, l'ha presa lui. L'ha comprata? Lui. E poi come primo disco ha pubblicato il suo. Sì, che tra l'altro è bellissimo. È bellissimo. Tra l'altro leggevo oggi che vuole fare anche una collaborazione con Puff Daddy, la Bad Boy Records, che ai tempi erano in scazzo di brutto. Ma Puff Daddy pure. Fa ancora dischi? Evidentemente sì. Ok. Evidentemente sì. Comunque sì, quello mettetelo in studio, il disco di Snoop, perché è una bomba. Comunque, tornando a pezzi che mi piace molto quello che hanno rifatto con Marra e Guè, come si chiama? Sottotono. Ok. Già, è vero, perché anche Sottotono si sono riformati e hanno fatto un disco. Sì, hanno fatto un disco dopo 12 anni, anche loro, una roba così. Sì, nonostante poi se ne sia parlato poco in realtà, perché purtroppo non sono più gli anni 90, nel senso che quello, l'hip hop è un genere dove, ahimè, l'età conta molto. Amanda, però è molto bello, c'era anche Tiziano Ferro, l'avete visto il video? Ah sì. Amanda, sì, altri livelli. Altri livelli. Senza fare nome e cognome. No, che ti magari è sia capitato. L'ho mandato via. Ma cosa voleva? Perché? Boh, non mi ricordo. Che no, più cagacazzo. No, ma non ci sono clienti cagacazzo. Clienti cagacazzo sono quelli maleducati. E poi per il resto... Maleducati perché arrivano... Cioè, cosa fanno? Ma no, non, cioè, devo dire che i miei clienti io li adoro perché mi lasciano fare sempre quello che voglio. E comunque, sai, tatuando tanti anni, se vieni da me lo sai le cose che faccio. Certo. Perché certo. Ti sei informato prima, quindi... Non, devo dire che ho clienti adorabili, però nel corso degli anni ovviamente magari qualcuno. Hai avuto il cliente che voleva il tatuaggio uguale a quello che hai già fatto e gli devi spiegare 100 volte che non lo fai e poi comunque lo disegni e ti dice però e guardando quello che un aveva bel visto tribale prima, sotto ci sarebbe bene. Esatto. Facciamolo tutto nero, facciamo un tribale sopra. Tu cosa dici? Facciamo che prendi la porta e vai. Vabbè, sì, è complicato. No, adesso so gestire questa cosa. Anni fa facevo più fatica, quindi anche questo fa parte dell'esperienza. Sì. Assolutamente. Bene. Prossimamente cosa hai in mente? Qualche altra mostra? C'è in ballo qualcos'altro? Ma adesso questa cosa degli NFT mi sto concentrando su questa cosa. Beh, invece del biscottino, a chi si tatua gli dai un NFT. Esatto, pure carino anche l'NFT con annessa la cosa concreta proprio. Sì, perché c'è questa diatriba tra... Gli appassionati dell'arte classica. Gli appassionati dell'arte classica dicono che questa cosa dell'NFT è qualcosa che non si può toccare, possedere,
è una cosa un po' blasfema, non... ma è solo una questione di abitudine. Io che sono un videogiocatore sono assolutamente abituato a comprare oggetti digitali, cose digitali, certo, che non esistono nella realtà, quindi una volta che ci sei dentro, sì, però mi rendo conto che è un po' ma nell'arte penso sia un po' più complicata una cosa, cioè siano un po' più, come dire, un po' più estremisti e un po' meno elastici da quel punto di vista. Cioè, ho assistito a delle grandi discussioni sull'argomento. Beh, diciamo che, a parte che l'arte digitale, come abbiamo visto prima con Andy Warhol, esiste da più di 50 anni, quindi è semplicemente che magari la maggior parte del pubblico non ne è a conoscenza, non ne fruisce, non è avvezzo a questo tipo di cose. Calcola che fino a 5 anni fa, 6 anni fa, pensare che il 50% delle persone potesse pagare un abbonamento per un servizio in streaming digitale, che sia film, che sia musica, quello che è, fino a 5-6 anni fa era fantascienza. Se ne parlava, ma non ritenevano un business profittevole. Ma a parte il business, le persone attorno a te, probabilmente la maggior parte dicevano no, vabbè, ma cosa vuol dire? Mi compro DVD, vado al cinema, Poi, com'è non è, magicamente tutti hanno un account Netflix, tutti hanno Spotify, bla bla bla. E quindi, e poi dopo, una volta che ce l'hai, non esci più, Cioè, nel senso... Ma guarda che comunque è una questione di tempo, tanto arriva a tutti. Esatto, dopo. Esattamente. Quindi prima ci si mette dentro e meglio è. Tra l'altro leggevo che in un metaverso non so chi si è comprato Roma. Qualcuno? La città di Roma? La città di Roma è stata acquistata. Pensavo alla squadra, già mi stavi dicendo. Sì, perché abbiamo con tifoso della Roma. Forse ti conviene. Allora adesso guardo un po' se c'è un gallerista nel metaverso. Ma ce ne saranno sicuramente un botto. Eccola lì l'idea, troviamo un gallerista nel metaverso e esponiamo le tue opere nel metaverso. Apriamo una galleria nel metaverso, non troviamo un gallerista. Ma nel metaverso, dal metaverso si può andare nello spazio? Nel metaspazio. Esatto. Con le metanavi celle. È tutto, cioè, è praticamente il metaverso è come la realtà ma con meta davanti. È come pensate a come era Second Life, però in una cosa più immersiva. Sì, perché ai tempi di Second Life non c'era il VR. Esatto, e diciamo che non lo vivevi, e in più diciamo che come l'ha concepito Zuckerberg è un ambiente dove puoi anche interagire con le persone, i tuoi colleghi di lavoro, usare software, tastiere digitali, virtuali, in cui praticamente tu c'hai il tuo bel ufficio digitale e c'hai tutti i tuoi colleghi intorno, gli avatar con cui lavori, fai, eccetera. Sì, tipo Ready Player One. Esatto. Ready Player One rende abbastanza bene l'idea. Non so se avete letto il libro o avete visto il film. Sì, più bello il libro del film. Come sempre, però il film rende abbastanza onore, comunque Spielberg il suo lavoro lo sa fare, quindi va bene. Se Dan, sì, guarda il film, Dan. No, io per rimanere nel meta, me taglio dalle risate. Certo. Mi sembra di parlare con degli alieni, è fighissimo. Vabbè, un giorno ti faccio delle ripetizioni, Danti. Bisogna aggiornarsi, sì, assolutamente, perché sennò il rischio è di rimanere tagliati fuori. Sì. Assolutamente. Poi vabbè, dipende, se uno poi vuoi fare un altro tipo di vita. No, ma ci sta, cioè, non è che... assolutamente farà meno di queste cose. Non è che conoscere le cose vuol dire per forza abbracciarle, vuol dire per forza viverle, vuol dire per forza usarle, però comunque sapere cosa ti gira intorno e come stanno andando le cose, soprattutto, sì, esatto, per dei professionisti che magari lì possono trovare uno sbocco per le loro professioni, per la propria arte, why not? Ma perché non buttarcisi dentro? E infatti poi tra l'altro leggevo che i tuoi amici Foo Fighters, caro Dan, hanno fatto un concerto nel metaverso ed è andato di merda e io sono contento! No, Dave Grohl, super! Grandi Foo Fighters! Chi era il promoter? Non era non lo so, era un meta promoter.
No, invece chi era quello, chi è che ha fatto il concerto invece che è andato alla grande un po' di tempo fa? Però non era nel metaverso, era... No, quello che dici tu è Travis Scott su Fortnite. Io nel metaverso ci vedo belli Metallica. Dan, ti sbatto fuori dalla chat. Metallica però è bello, Meta Metallica è molto bello. No. Eccolo lì, abbiamo trovato il nuovo fine umorista. Dice Arthur. Arthur ci dice i Muse. Vai. I Muse sono sempre stati una band tecnologicamente avanzati. Strano che i Nine Inch Nails non abbiano fatto ancora delle cose, perché loro sono sempre stati loro. Lui. Poi sento Trent, io gliela butto lì. Dopo gli scriviamo a Trent, organizziamo delle cose. I concerti dei Muse dal vivo, ne ho visto uno qua a Milano, era bellissimo, col palco che si alzava, cioè stupendo. Sì, tecnologicamente è pazzesco. Sì. Veramente. Sapete che a me non sono mai piaciuti. Ce ne frega un cazzo, Teschio. è andata così. Vabbè. Scherzo, ragazzuoli, dai. Ragazzuoli... Diciamo, siamo arrivati alla fine della puntata? Sì, quasi un'ora. All'incirca, adesso spariamo due cazzate ancora, ci salutiamo. Lasciamo andare Amanda, che giustamente si sarà anche stufata di noi. Il computer scarico, ha fame. No, il computer adesso riuscite a metterlo in carica, ma ho sette adesso. Okay. Noi ci siamo qui privi di qualsiasi cosa, non abbiamo i puff, io non ho niente qua. No. Dovrei andarmi a prendere qualcosa. Cercali nel metaverso, Teschio, vai. C'è le patatine virtuali. Ma puoi mangiare senza ingrassare nel metaverso? Sì, però nella vita reale poi muori se non mangi. C'è questo piccolo problema. Fino a quando non troveranno la maniera di trasportare la nostra coscienza e spirito all'interno del mondo digitale. Ecco, qualcuno dice che non era il tagliaerbe questa cosa qua? Il tagliaerbe era avanti anni luce, è esattamente anche... quella cosa lì, cioè il tagliaerbe è esattamente quella roba lì, 40 anni fa. Ma che penso che anche lì sia una questione di metabolismo, no? Dan, ti spacco la faccia adesso. Devo ricordare questa roba di Andy Warhol, tagliaerbe. Ma io c'ho una memoria storica per queste robe, eh. No, allora, il tagliaerbe è un film inguardabile purtroppo oggi. Sì, l'avevo visto anche al cinema, tratto da un racconto di Stephen King, ma il film è riuscito malissimo, come era riuscito male Pet Sematary, altro film tratto da racconti di King, ma oppure cos'era l'altro, quello delle macchine che si animavano? Brivido. Brivido. Carrie. No, Brivido, quello delle macchine che si animavano, ammazzavano le persone. E comunque... Sì. Se non ricordo male, tagliaerbe dei primi anni 90, quindi sai, gli effetti speciali di un mondo completamente digitale è veramente fatto un tanto al chilo, ma perché ai tempi quello si poteva fare. Quindi sì, oggi... gli effetti alla Automan. Sì, esatto. O alla Tron, addirittura andiamo più indietro, Tron. Magari Tron, ma Tron... 80, però non nel secolo, quello dell'82. Eh certo, no, quello di 10 anni fa è una bomba, tecnologicamente, sì. Però. E cosa stavo dicendo? Mi sono dimenticato, pazienza. Bene. Il metaverso. Vabbè, ti sei divertita, Amanda? Ti è piaciuta questa chiacchierata? Sì, grazie, è stata una bella chiacchierata piacevole. Grazie a te. Poi dopo ci sentiamo per le stampe, i quadri, le cose. Scusa le minchiate, sono tutte le mie, ma tranquillo, devo movimentare un po'. La come? Scusa le minchiate, soprattutto le mie. Ma figurati. Cosa dovevo inventare? Un po' l'intestino dei presenti. Dan, tu sei così bello che puoi dire tutte le minchiate che vuoi. No, che gentile. Ero ironico. Va bene, ragazzi. Io vi ringrazio tantissimo. Ringrazio ovviamente Amanda. È stata veramente fantastica. Grazie Amanda. Ragazzi in chat, grazie a tutti. Ci vediamo mercoledì sera, giusto Dan? Assolutamente sì. Cosa c'è mercoledì? Cosa fate? Abbiamo ospiti i Bull Brigade. Sì. Spareremo un po' di cazzate insieme a loro, parleremo del loro disco, finalmente di questi concerti che pare timidamente stanno per ricominciare. Ma quindi si fanno i concerti? Sì, guardate che è arrivata qua. Chi c'è? Faccela vedere, giusto per salutarci. Vieni qua, Nana. Madonna mia.
No, niente, hanno usato il computer, ma non si è timida, fatto è timida, è vedere. timida. Funziona così. E, tra l'altro, Teschio, vai a vedere Kendrick Lamar? Non credo. No, Io te lo consiglio. Io l'ho volevo. visto a Berlino 3 anni fa, concerto Com'è? incredibile, Sì. una bomba assurda. Ma Ne credo che. parleremo. Va Vabbè, se bene. riesco vorrei andare a vedere un altro paio di cose, ma vediamo un po' come va la situazione. Va Intanto bene. guardaci mercoledì, però. Esatto. Allora vi Amanda, saluto. grazie ancora, Amanda, grazie a tutti. grazie Grazie a voi. Ciao a Teschio tutti. e a mercoledì. Ciao ciao. A Ciao. mercoledì. Ciao ciao ciao. Ciao.